Siamo con Claudio Bolis, presidente del Coro Grigna della sezione ANA di Lecco, che si appresta a festeggiare i 100 anni della sua fondazione nell'ambito del programma più vasto nazionale dei 150 anni di costituzione delle truppe alpine di montagna, cioè i Fanti con la penna nera. Bolis, siamo alla vigilia di una serie di impegni per il coro, uno in particolare per il centenario della sezione Lecchese dell'ANA, dove sarete chiamati a cantare in un triplice appuntamento serale nella città di Lecco. Come e quando? Allora, i Fanti con la penna sono gli alpini. Gli alpini. Noi siamo in occasione del secondo raggruppamento che si terrà il 21, 22, 23 ottobre a Lecco. È un incontro annuale che si tiene fra regioni d'Italia, in questo caso tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna. L'incontro poi, la sezione ospitante di questo incontro cambia ogni anno e quest'anno la sezione ospitante è Lecco in occasione dei 100 anni della fondazione. Noi saremo presenti il giorno 21, venerdì, alle 18 nella cripta del Santuario della Madonna della Vittoria, e per un ricordo ai nostri amici andati avanti, a tutti i caduti andati avanti, caduti dalla guerra. Saremo presenti al sabato sera nelle vie e nelle piazze di Lecco con altri cori, il coro ANA di Olginate, il coro Sterutis di Brivio e le bande e le fanfare della nostra zona. E saremo presenti domenica alla sfilata che si terrà per le vie del centro. Presidente Bolis, c'è un appuntamento però vicinissimo che chiama il coro Grigna dell'ANA di Lecco, ad un concerto proprio in questi giorni. Come e quando? Noi saremo domani sera, giovedì 29, all'Aglio di Bergamo, in occasione di un concerto organizzato dagli alpini della sezione di L'Aglio. E sarà un concerto molto appassionato, che verrà coinvolto anche l'organo della parrocchia e degli organisti e anche un maestro di musica con la fisarmonica. Ecco, l'ultima intervista dell'estate trascorsa c'era stato un appello di far entrare i giovani nel Coro Grigna, un rinnovamento delle schiere. Coro Grigna, fondato nel 58, ha bisogno di nuove leve, di voci giovani. Hanno risposto i giovani a questo appello? I giovani hanno risposto. Noi abbiamo una decina di giovani che sono entrati e domani ne arriverà un altro ragazzo di 15 anni. E di questo ne siamo orgogliosi, ma anche consapevoli della guida che saremo chiamati a questo incontro con i vecchi e con i giovani. Ed è molto importante, perché non essendoci più la Naia abbiamo difficoltà a reperire forze nuove nei cori alpini, nei cori degli alpini. E questo è confortante. Prendo l'occasione per ringraziarti di questa intervista. Grazie. Volevo dire, coloro che vogliono entrare, i giovani, i giovanissimi, hai citato l'esempio di un quindicenne, dove, quando e come devono rivolgersi? La facilità dei ragazzi per incontrare il Coro Grigna innanzitutto è via internet, sul nostro sito. Vanno sul sito del Coro Grigna e trovano le indicazioni, le date dei vari concerti, trovano le persone con cui incontrarsi, hanno la facilità più loro che noi, perché sono loro che vengono a trovare noi, e di questo ne siamo molto orgogliosi. C'è stato in queste ultime settimane un veterano che ha lasciato il coro dopo una lunga e benemerita presenza, soprattutto oltre che come cantore nel ruolo di presentatore. Lo vogliamo ricordare? Il nostro componente del coro, Domenico Parente, abruzzese di nascita ma adottato qui nelle nostre zone, è stato il presentatore di una vita per il coro. E ha lasciato la sua conduzione di presentatore al professor Ismaele Pozzoli, che è di Erba
ed è attualmente anche segretario del coro. E questo ci fa molto piacere perché è una persona all'interno del coro. Parente ha alle spalle una lunga attività, 30-40 anni di presentatore. Io l'ho sempre visto presentare il coro Grigna. È cinquantennale la sua presenza e siamo molto grati perché è persona molto colta, istruita e sempre sul pezzo, come diciamo noi, sempre sul pezzo. Ultima domanda, vale la pena di ricordare questo appuntamento triplice con altri cori nelle piazze e nelle vie della città di Lecco per il centenario della sezione ANA. Sarà nel giorno, la sera, nel pomeriggio del... La sera del 22 ottobre, sabato 22 ottobre, per le vie e le piazze della città di Lecco. Grazie, auguri al coro Grigna. Grazie, grazie. Belli Luigi. Grazie.